Amavi questa canzone? Vagamente. Vagamente. Vagamente, vagamente. Qual è la tua canzone preferita, Elio? Ma andiamo col tempo in là. L'ho cantata giusto, guarda, la settimana scorsa, una addirittura in tedesco. Sì. Perché vidi un film che si chiamava La canzone è finita. Sì. Da ragazzo. Da Sidney House. Yeah, yeah. E l'ho incisa. No, giura, hai inciso. La devi venire a far da noi. Ma è una delle più belle. È una delle più belle canzoni tedesche. Frag nicht warum ich gehe. Sì, è quella lì. Una meraviglia, non chiedere perché me ne vado. Ecco, e l'ho incisa imitando un po' tutte, dalla Zara Leander alla Hildegard Neff e alla, come si chiama? Alla Zara Leander, Sara Leander, no, Marica, ma Zara Leander. Sì. La Leandersen, ma quella che mi riesce meglio è la, perché ha la voce bassa e vado giù nelle note molto basse. E la imiti proprio. Frag nicht warum ich gehe. Frag nicht warum. Infatti, in questa io sto facendo una trasmissione molto carina in radiofonia. Hollywood Party, che è la executive producer, è Silvia Toso, figlia di un attore famoso che si chiamava Otello. Ecco, Toso, benissimo. E le richieste più importanti da parte dei giovani sono conoscere le voci del doppiaggio di allora, cioè tornare al dietro. Sapessi come sono indignati quando vedono i film in bianco e nero ridoppiati? Ma io ricevo delle lettere, sai? Mi dicono, è ingiusto. Poi mi chiedono, mi hanno telefonato, per favore, chi doppiava Claude Renzi in Casablanca? Io, il signor Pettinelli, Chi doppiava la signora Bergama in Casablanca? Giovanna Scotto, come mai non la Lidia Simoneschi? E che ne so? Perché, certo. Perché in effetti noi che siamo, diciamolo, perché dobbiamo essere orgogliosi di questo, noi che abbiamo veramente il doppiaggio più bello del mondo. Siamo i primi nel doppiaggio nel mondo. È giusto che ci teniamo questo nostro. Ma c'è, ma la cosa del valore di Riva ai giovani, non so, ma no, non è possibile. Ma perché questi film sono stati cancellati? Dico, forse deve essere una questione di diritto, io credo. È possibile. No, a volte succede questo, che si perdono le colonne. Voi dovete sapere che i film in genere vengono, i negativi, no, dei film. Perché i positivi qua, a furia di farli andare, si rovinano, quindi di tanto in tanto si perdono, vengono tagliati, eccetera, e si ricorre sempre al negativo. Magari viene tenuto il negativo del film, ma si perde invece si rompe allora la colonna. Allora bisogna, si è obbligati a rifarli. Adesso, poi, caro Paolo, io contesto, perché generalmente ogni tanto ci mandano in onda i film doppiati dagli attori statunitensi di origine italiana. Quando succedeva tipo durante la guerra. Tipo Le fanciulle delle follie. In un film doppiata da un'americana, la Garbo diceva, nel film Non tradirmi con me, io non lo amo, lo divorzio. Capisci? Lo divorzio. Con queste intonazioni astruse. Lana Turner nelle fanciulle delle follie, da strangolarla. Cioè diceva cosa? Io devo andare a lavorare perché è tardi. Come Ollio, Staglio, sì, come Staglio, Ollio. Io l'ho fatto Staglio qualche volta. L'hai doppiato qualche sì, volta? Sì, ma sono più i falsetti, perché lo sai, ma mi sono un po' rinvigorito col tempo. E faccio, Ollio, andavo molto su di te, se l'ho fatto in un film o due, I diavoli volanti. L'abbiamo. È stupendo. Ma perché no, attenzione, i film che tu vedi doppiati dagli attori americani sono quelli che durante la guerra non si potevano doppiare perché non c'erano i cosi e venivano doppiati direttamente in America da gente che abitava là, da magari due generazioni. Adesso abbiamo fatto delle ricerche, perché oltretutto tu dovresti invitare un giorno qui una persona importante, la moglie di Carla Giuffrè, che è la figlia di Giulio Panicali. Qui dei re del doppiaggio. Goffredo Alessandrini pare che sia stato quello che abbia importato il doppiaggio in America. Sì. Poi c'era qualche addetto d'ambasciata che per fare uno straordinario andava davanti alle GU e doppiava, capisci, in una maniera orrenda. E quindi abbiamo questi doppiati italiani. Esatto. James Stewart, infatti, spesso era doppiato. Invece poi dopo, nel 45 si è formata la CDC, poi sono sorte altre cooperative, addirittura dove c'erano anche degli attori. La Odi, non so, la Garbo qualche volta è stata doppiata anche dalla Proclaimer. Sì, certo. Sì. Sai, c'erano le, come si dice, ah no, adesso ci siete voi, ci siamo pure noi, allora sorgevano dualismi, ma la CDC resta quella. Elio, senti una cosa, è vero, Elio, volevo dirti una cosa, però, appunto parlando sempre di questi doppiaggi mitici che sono rimasti, è vero che tu hai doppiato in un film perché lei non si poteva doppiare Rina Morelli? È successo questo, la signora Morelli non si trovava, dice che sta a Parigi in vacanza, mentre invece stava a Castelnuovo de Porto, che è vicino Roma, non si sa per quale motivo. Ho capito. Di Porto, non si trovava. Il
film doveva uscire, I zitelloni di Giorgio Bianco, io vado a Cinecittà e leggo e mi trovo De Siga al fianco. Dice, ma cosa devo fare io? Dice, qui il film deve uscire, devi doppiare la signora Morelli. E io quando mi sono messo vicino a De Siga, cosa dirà questo signore adesso? Si è divertito come un pazzo. Ah sì, Perché lui con la voce, sai, ma allora che cosa facciamo questa sera? E io devo dire, io con lei non esco. Sono una ragazza molto, molto riservata. Mi faccia la cortesia, non insista, perché non ho nessuna voglia di uscire con lei. C'era una cosa molto carina, no? Che era da una vecchia rivista. Sì, è una cosa molto carina che era da una vecchia rivista di Michele Galdieri, perché ti sei vero che io ho un amico carissimo che è stato un valido collaboratore di Michele, Rudy Maiolo, sì. E c'ha un sacco di materiale. Ma anche che non è stato mai fatto. Per esempio, questo pezzettino qui lo faceva addirittura, e vale la pena di ricordarla, quella brava caratterista che era Alda Mangini. Come no? Come Alda no? Mangini, hai voglia. Sì, addirittura. Che era la moglie di Clerici. Era la moglie di Clerici che è venuto qualche tempo fa da noi, l'abbiamo rintracciato qui a Vigevano. E la faceva in una rivista, si chiamava Quel cucuzzolo del tuo cuore, e c'è un materiale incredibile, perché questo è un autore da riscoprire in continuazione. Certo, Michele. Allora ho detto, io ci provo. Come si chiama questo? Si chiama I giovani e i vecchi. È tutto, diciamo, un monologo un po' a prosa, un po' interpretato, un po' meno. E adesso ve lo farò sentire perché è proprio carino. Elio Pandolfi, giovani e vecchi. Questa storia dei vecchi e dei giovani non è nuova. Da secoli i vecchi parlano male dei poveri giovani, che poi dicono peste dei vecchi. Ci fu chi sentenziò, largo ai giovani! Si bandisca il consiglio dei vecchi. Una volta al comando quei giovani buggerarono i giovani e i vecchi. Troppe volte non pensano i giovani che hanno sempre bisogno dei vecchi. Ed infatti per fare dei giovani c'è bisogno di almeno due vecchi. Hanno ancora un aspetto di giovani tanti e tantissimi vecchi, mentre spesso vediamo dei giovani trascinarsi più vecchi dei vecchi. Nella vita si è bassi da giovani, ci si allunga facendosi vecchi, ma si torna più bassi dei giovani solo a forza di farsi più vecchi. C'è chi giura e spergiura che i giovani valgono poco al confronto dei vecchi, ma chi nega che l'essere giovani è più bello che l'essere vecchi, fa la fame e la sete dei giovani consolandosi. Un giorno da vecchi mangeremo illusioni di giovani senza denti che mangiano i vecchi. Sì, l'amore sorride ai più giovani, ma si sente al sicuro coi vecchi, così i vecchi s'atteggiano a giovani e i giovani posciano a vecchi. Esser baldi soldati da giovani, quale orgoglio, sentenziano i vecchi, che però fa combattere i giovani nelle guerre volute dai vecchi. S'usa dire che l'arte dei giovani è più nuova dell'arte dei vecchi, ma sono tanti gli artisti più giovani che fanno solo il già fatto dei vecchi. È assodato che al genio dei giovani non si inchina l'orgoglio dei vecchi, ma ugualmente la boria dei giovani non si piega al valore dei vecchi. Ma perché? Ma perché? Puoi parlare dei giovani come giudici astiosi dei vecchi? E perché come sbirri dei giovani, padri e madri, parlare dei vecchi? Perché mai alla vita dei giovani metter contro la vita dei vecchi? Se la morte fa strage di giovani proprio quanto fa strage di vecchi. Oh divina presenza dei giovani, oh preziosa presenza dei vecchi, oh precoce saggezza dei giovani, oh tardiva imprudenza dei vecchi, oh dolcezza di due labbra giovani sulla mano rugosa dei vecchi, oh bontà sulla chioma dei giovani, una santa carezza dei vecchi. Ma speriamo che i cuori dei giovani sapran tutti al rispetto dei vecchi e che questi comprendano i giovani con più giovani cuori di vecchi. Bellissima! Che bella, Elio! Bella! Michele Galdieri! Michele Galdieri! E ti sei pure commosso! Grazie. Elio Pandolfi. Quando mamma ti ha fatto, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Se imbastassi carne belle, se imbastassi carne belle, tutto quello che mettete, tutto quello che dette.
100 rose ingappucciate d'indamar tu l'amistate. Latte rose, rose e latte, te facitte ingappucciate. Non c'è bisogno a zingara pa' divino a punge. E come t'ha fatto mamma ta, o saccio meglio te. E per farti trezza d'oro, e per farti trezza d'oro. Mamma toia sa pezzendette, mamma toia sa pezzendette. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che non c'è servette, vuoi sapere che non c'è servette. Una miniera sana sana, tutta fatta e filigrana. Ge volette peste dresse, cavasà non c'è sta presso. Non c'è bisogno a zingara, va divina punce. Come t'ha fatto mamma, ta, o saccio meglio te. Ah, come ci porto tardi. E preghi, mo a due degli. E che è una novità? Non ce lo sai che tutte le sere vado in città a portare le ova? Non già na, stasera tu ti resta, ecco. Eh già, e così le ova diventano vecchie. Ma oggi dimani è gli stessi. No, domani non so più di giornata. Ti saluto, Polidò. Ma quando ce ne vedemo? Domani. Tanto tu non diventi vecchio. Tu sei sempre di giornata, Polidò. Arrapete quando sono gelato. Mangano un bacio, ma tanto. E così siamo riusciti a sbirciare, avete visto, dal lato delle ballerine e dei boys, tutto quello che succede in palcoscenico durante la rivista. Perché io quando non stavo in scena andavo in buca e giravo, oppure mi metteva di fianco e insomma mi divertivo moltissimo perché ero un 8 mm in gamba. Io. Senti, ma c'era anche Nino Manfredi in quella rivista, c'era Lionel? Nino Manfredi, c'era... Alberto Lionello, Lionel. Franchina Cerchiai, Marina quello... Doggia. Franchina Cerchiai è un'altra di quelle bellezze della rivista, proprio... Senti una cosa, ho visto, mi sembra, Henry Salvadorli che stava correndo fuori, no? Esatto. Lì faceva un pezzo bellissimo. Henry Salvador era scritturato e aveva un successone enorme anche perché era la prima volta che debuttava in Italia. E gli fu scritta una canzone addirittura della musica del maestro Trovajoli e la canzone si titola Je parle romanesco. Eccola qua. Allora... Merci beaucoup. Allora voglio cantare questa canzone che si intitola Je parle romanesco. La musica di Armando Trovajoli è très connue in tutto il mondo e le parole sono di Dino Verde, c'est mon ami. Alors je parle romanesco, prego. Un vecchio professore d'italiano la vostra bella lingua mi insegnò svelandomi un vocabolo romano col quale tutto intendere si può. È una parola come un talismano, una parola che si pronuncia au, e se a qualcuno sembrasse strano quel che mi accade adesso a voi racconterò. Una mattina vidi una fanciulla bionda, bella, snella, un fiore libertà. Non conoscevo purtroppo il suo nome, però la chiamai dopo un po'. Au! 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 Lei sorrise presto, con discesi andammo a passeggiare fuori di città. Ma non appena tentai di baciarle, la bocca di perla gridò. Au! 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 La portai su una vecchia panchina che la luna argentava qua e là, proprio dove una dolce fontana cantava canzoni nell'oscurità. Lei mi disse tu mi piaci, ma se vuoi miei baci parla con papà. Meravigliato all'invito risposi da sola parola che so. Oh, oh, oh. Semplice storia d'amore ha purtroppo un curioso finale, un finale con velo da sposa, con fiori d'arancio, con marcia nuziale. A 3 anni di distanza mi vorrei formare adesso come va,
ma c'è mia moglie che sente e prudentemente vi dico perciò. Oh, 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 ma che